Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come ogni lunedì, oggi vi propongo un video a tema appunto agenda e visto che ho cambiato il refill della mia agenda, anche se ancora non ve l'ho fatta vedere, e volevo qualcosa che assomigliasse di più all'Happy Planner, su internet non sono riuscita a trovare niente che mi soddisfacesse e soprattutto sentivo l'esigenza di crearmi qualche refill adatto appunto alle mie esigenze. E quindi andiamo a vedere un po' quello che ho combinato sempre con il programma Publisher che utilizzo sul mio computer e vediamo soprattutto come ho cercato di adattare questo stile di agenda al mio formato, che è un formato, ricordo, personal, quindi 17,1x9,5. Non ho capito purtroppo perché i bordi alcune volte scompaiono, quindi se non vedete i bordi durante il video non è perché non ci sono, ma perché appunto il programma di registrazione non li ha registrati bene. Quindi iniziamo subito ad impostare la pagina e quindi facciamo il nostro rettangolo. Io li metterò uno di fianco all'altro, come vi fece vedere anche in un altro video, e abbiamo diversi modi appunto per creare refill. E inizio subito a creare una tabella di tre righe con una colonna solamente e poi imposto la dimensione e il colore della linea. Una volta fatto questo, inserisco poi delle altre righe, tre per l'esattezza, e vado a ridurne la misura in modo da ottenere una piccola casella nella quale poi andrò ad inserire le scritte mattina, pomeriggio e sera, proprio per come è caratteristico lo stile insomma della Happy Planner. Una volta sistemata la dimensione, inserisco le scritte alle quali poi appunto darò il carattere che più mi piace, e potete scaricare i caratteri semplicemente da internet. Io appunto scrivo caratteri font gratis e mi escono tantissimi siti sui quali appunto scaricate gratuitamente i vari caratteri. Una volta appunto inserite le scritte sistemate, vado poi a ricopiare tutta la tabella e ad incollarla per due volte altre, in modo da ottenere sul foglio tre tabelle che saranno appunto i giorni di lunedì, di martedì e di mercoledì. Una volta fatto questo, sistemo lo spazio tra le colonne e mi raccomando, è importante lasciare il bordo di fianco per i buchi che andremo a fare per inserire i fogli nell'agenda. E successivamente decido di colorare la parte appunto delle scritte con il colore che ho scelto appunto di usare per questo mese. Luglio è estate e quindi questo bel giallo ci sta benissimo. Potete anche scegliere di non colorare, magari se stampate a casa e volete risparmiare magari l'inchiostro, lo potete lasciare anche vuoto. Inserisco poi il giorno della settimana, anche questo lo centro, e poi vado a scegliere un carattere particolare che più mi piace e appunto scriverò lunedì, martedì e mercoledì. E per avere dei refill diciamo più generali, inserisco poi di fianco al nome del giorno un tondino nel quale poi con la penna manualmente quindi andrò ad inserire il giorno. E proseguo poi con l'inserire il mese in cui ci troviamo e l'anno, e quindi luglio 2016, sempre scelgo un carattere che mi piace di più ed inserisco anche, per dare un po' più di movimento, un flag che andrò appunto a scaricare da internet. Io l'avevo già scaricato e visto che questo mese è giallo, inserisco un flag giallo. Una volta poi che ho sistemato in maniera molto precisa, perché sì, scusate, sono pignola, tutte quante le scritte anche e gli spazi tra i vari giorni, vado a ricopiare appunto due giorni della settimana, li vado a ricopiare poi nella pagina di fianco. Vado a sistemare anche la scritta luglio 2016 che andrà a questo punto dalla parte destra, e vado anche a specchiare il flag perché sennò non si vedrebbe bene. E poi ho scelto, visto che comunque lo spazio è poco,
ho scelto di ridurre lo spazio per il sabato e la domenica, quindi come vedete ho utilizzato solamente due rettangoli sia per il sabato che per la domenica, un po' più piccoli e non organizzarli nello stesso modo della settimana, e ho anche inserito poi sotto la domenica un piccolo spazio, una piccola tabella con delle note. Quindi niente, questi sono i miei nuovi refill, penso che per adesso utilizzerò questi perché mi sto trovando molto bene, e vi farò vedere prossimamente una decorazione di questo tipo di refill perché mi piace veramente tantissimo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato utile a qualcuno, e vi mando un grosso bacio e ci vediamo come sempre giovedì con un altro video. Ciao!